è la conferenza stampa di Star Staff di Milad Tangshir, che è qui con noi. Grazie. Presentato nella sezione Festa Mobile, ci sono qui con noi anche Davide Ferrario, che è uno dei produttori del film insieme a Francesca Bocca, e Paolo Manera, di, naturalmente direttore di Film Commission, perché il progetto è stato sostenuto da Film Commission. Faccio subito la prima domanda a Milad, e la domanda è la, insomma, quella di rito, perché soprattutto, insomma, per un film del genere però è particolarmente significativa, cioè come ti è venuta l'idea di questo film e qual era l'idea del progetto e che cosa sei andato a proporre a Davide per convincerlo a produrlo? Certo. Sì, erano anni fa che comunque avevo questa fortuna di un po' leggere alcuni libri e anche scoprire, diciamo, la serie TV di 1980 Cosmos di Carl Sagan, e con altri libri veramente alcuni dei fatti sul nostro viaggio in questo pezzo di roccia in buio infinito, o comunque la nostra vita, veramente c'erano dei fatti che non era facile dimenticare, non potevi fare finta nulla che non lo sai, e quindi avevo veramente tanto necessità o bisogno di esprimere su questi fatti, e volevo fare un film su questo, e soprattutto c'era un momento un po' di poca intolleranza su pianeta, su diversi aspetti, e credevo e credo che forse ritrovare, diciamo, questo un po' prospettiva cosmico o planetario ci possa un po' renderci più calmi e tolleranti. E conoscendo Davide e anche, diciamo, la diversità delle cose che fa e ha fatto, e soprattutto il modo che realizza il cinema indipendente, e ho fatto questo, diciamo, tentativo di parlare con lui e mi è andato veramente alla grande. Davide, cosa ti ha convinto dell'idea di Milad? Ma lui, io ricevo ovviamente molte proposte, funziona? Sì. Molte proposte di giovani che arrivano con delle idee di film. Molte volte, anzi quasi sempre, alla fine io sono una piccola casa di produzione, devo dire di no perché poi dobbiamo produrre le nostre cose. Non mi aspettavo niente quando ho incontrato Milad, era uno come un altro che veniva con un progetto, però ci ha messo 5 minuti a convincermi, perché me l'ha espresso con grande chiarezza. L'idea mi sembrava fenomenale, cioè questa idea di andare a cercare in diverse parti del mondo la gente che vive sotto uno stesso cielo ma con degli occhi diversi, delle comunità semplici che hanno sempre guardato cielo e la terra intorno a loro con gli occhi di chi ci vive, e gli scienziati che stanno fianco a fianco e che magari non comunicano neanche gli uni con gli altri e che cercano invece la grande soluzione, la storia dell'universo. Sembrava già questa domanda una buonissima ragione per fare il film. Aveva anche un trattamento e una serie di materiali visivi che aveva preparato che erano estremamente convincenti. E niente, ho provato a costruire un budget capendo che il film era impegnativo anche da questo punto di vista, e poi pian piano l'abbiamo fatto. Gli ho chiesto questo anche, non farmi vedere niente finché non l'hai montato. Non volevo mettere il naso o orientare io, visto che faccio anche il regista per conto mio, le cose che voleva fare lui, poi ovviamente ne abbiamo discusso, ma alla fine ho sempre riconosciuto a Milad, forse poi la ragione profonda per cui ho detto di sì alla sua idea, ha un senso di una missione da compiere come regista, cioè una necessità di fare cinema che è difficile trovare in giro. Credo che abbia a che fare anche con il suo essere iraniano, venire da un posto diverso dal nostro, dove è anche più difficile fare le cose, lo sappiamo tutti, e credo anche che questo abbia a che fare col fatto che lui è venuto qua. E però curiosamente la difficoltà che ci può essere laggiù a fare delle cose costringe a fare delle cose importanti, mentre molti dei progetti che come produttore ricevo da giovani autori italiani ed occidentali hanno quest'idea che facciamo qualche cosa di carino o di figo, che è anche una legittimissima ragione per fare le cose, ma non c'è dentro un fuoco, una necessità e quell'urgenza, direi addirittura quella fede
che Milad ha dimostrato fin dall'inizio. E questa cosa credo sia poi la ragione per cui il film funziona. Paolo, il ruolo di Film Commission nel sostenere questo film qual è stato? È stato su tutti i livelli su cui normalmente lavoriamo. Mi verrebbe da dire, come nei film, just doing our job. Abbiamo soltanto fatto il nostro lavoro, che è fatto di accogliere, dare informazioni, tutto quello che può essere importante per chi vuole fare cinema audiovisivo, e questo è il primo aspetto. Un secondo aspetto che noi, del nostro lavoro, è quello di avere degli strumenti economici di sostegno, e un terzo aspetto è quello di creare delle occasioni di incontro ed essere insieme ai festival e altre realtà del territorio. Questi sono i nostri tre livelli di intervento. Con Milad Tanshir è successo proprio questo: c'è stato un primo momento in cui si è trattato di ascoltare e dare delle informazioni su quello che è il distretto Torino-Piemonte, che è un distretto unico per ricchezza di case di produzione indipendenti, persone, luoghi. Tra l'altro incontrare uno studente del DAMS che è a Torino per studiare, perché Torino vuole anche dire un percorso formativo, più percorsi formativi. Quindi c'è stata una prima parte di ascolto e di sapere noi da lui un punto di vista nuovo e capire anche quindi come raccontarci nel modo migliore. E il fatto che ci sia stato un incontro con Davide Ferraio e Rosso Fuoco, che è una struttura di produzione che non è solo dei film di Davide Ferraio, ma ha dato vita, forza a tanti giovani registi. Questo ecco, fase 1. Fase 2 invece, il film è stato sostenuto da uno dei nostri fondi, dal Piemonte Doc Film Fund, che è un fondo che serve a sostenere coraggiose case di produzioni che raccontino non solo il Piemonte, ma tutto il mondo. Questo film credo che sia un esempio straordinario, no? di questo. E quindi raccontare tutto il mondo e però poi lavorare qua, sia nello sviluppo che nella post-produzione. È tantissimo, questo film l'avete visto. E poi l'ultima parte, il terzo, è questo di essere con Milad Tanshir e con Rosso Fuoco al Torino Film Festival, in qualche modo chiude il cerchio, ma è un cerchio, perché poi il film andrà avanti e viaggerà in tutto il mondo. Questo credo che sia il ruolo giusto che possiamo, dobbiamo fare. Ecco, se posso aggiungere una cosa, un'altra invece, fatto molto più oggettivo sul fatto perché uno produce un film così, è che è chiaramente un film di respiro internazionale, contrariamente a piccole storie che puoi incontrare e raccontare con degli altri tipi di film. Questo è un film grande e che può parlare a tutti in tutto il mondo, e quindi un produttore chiaramente più invogliato a farlo, perché sa che non deve contare solo sul mercato italiano, ma può contare su tutto un mercato internazionale. Purtroppo dobbiamo chiudere, che il nostro tempo è terminato, ma siamo molto felici di aver avuto qua a Torino al festival questo film, perché non solo perché appunto è un esempio virtuoso del sistema virtuoso che c'è nella nostra città, ma perché è un film straordinario, e chi non l'ha visto è veramente calorosamente invitato a vederlo, perché purtroppo il tempo è finito, ma se ne potrebbe parlare per ore, tanto è la... Niente domande? Non abbiamo tempo purtroppo, ma ci sarà altre occasioni per parlarne con Milad, ne sono sicura. Grazie mille. Grazie.